Sì, dov'è Diana? Diana sarà so. Vince la giornata. Ah, ed è una studentessa di scienze del Allora, cominciamo subito perché la giornata, come dire, no, preme. Dunque, io sono Daniele Donati, sono il presidente delle Biblioteche di Bologna e mi spetta, diciamo, un po' perché l'iniziativa di questo inedito è stata in sostanza nostra, poi abbiamo avuto dei partner lungo la strada e mi spetta anche perché vi ospitiamo fare gli onori di casa. Allora, gli onori di casa consistono innanzitutto in un non formale ringraziamento a Marco Travaglio, perché vi devo dire che è il primo, come dire, anche un gesto di coraggio, perché cominciamo questo esperimento insieme e sappiamo che il coraggio non manca, e però appunto una disponibilità, una generosità davvero non consuete, quindi un ringraziamento davvero non formale, sincero. E il secondo ringraziamento va ai ragazzi delle scuole, perché sono poi loro che hanno lavorato e oggi condurranno questa giornata. Perché i ragazzi delle scuole, oggi abbiamo Aldrovandi, Rubiani e Galvani, hanno discusso con i loro insegnanti vari argomenti che li interessavano, che li avevano colpiti dell'attualità e che volevano discutere con Marco Travaglio. Marco ha scelto un argomento non facile, fake news e populismo, e quindi oggi siamo qui a farlo intervistare dai ragazzi di queste scuole. L'altro ringraziamento, qui ringrazio anche un po', diciamo, me stesso, perché sono in parte miei allievi, va agli studenti di scienze della comunicazione, perché abbiamo pensato che, come dire, degli studenti un po' più grandi potessero essere quelli che introducevano il tema, e qui ringrazio Diana Aversano, che è qui alla mia destra, che condurrà un po' la giornata, e comunque tutti gli studenti di comunicazione che hanno studiato, istruito questo tema e che in qualche modo, come dire, no, accompagneranno gli studenti delle scuole nell'intervista, nella conduzione delle domande. Questa avventura non la facciamo da soli, noi delle biblioteche, ma la facciamo insieme al Master in Giornalismo della scuola dell'Università di Bologna, per cui c'è il direttore, il professor Cammarano e il tutor, diciamo il capo della redazione, che è Giampiero Moscato, e l'ufficio scolastico territoriale, che qui invece è nella persona della professoressa De Angelis, che ci ha naturalmente aiutato a fare. Questo è il gioco, quindi. Ogni mese gli studenti di alcune scuole sceglieranno un argomento, lo proporranno a un giornalista, il giornalista proporrà un menù al giornalista, il giornalista ne sceglierà uno e verrà qui a discutere, a farsi intervistare dagli studenti stessi. Devo dire solo due parole ancora. Per noi, delle Biblioteche di Bologna, questo è il primo appuntamento di quello che è il Patto per la Lettura, un patto cittadino che abbiamo firmato in 150 in dicembre e che ha l'intenzione di far avvicinare le persone alla lettura, ai luoghi dove si legge, alla conoscenza. E per noi delle biblioteche, che come vedete i libri li frequentiamo abbastanza, diciamo così, ha due significati, e questa iniziativa secondo me li rappresenta bene entrambi. Uno, vogliamo uscire da queste sale, incontrare le persone fuori dalle soglie e fare in modo che invece le persone vengano in queste sale, quelle che non ci sono mai venute capiscano che le biblioteche non sono depositi di libri. Il secondo intento è quello di dare a tutti la capacità di vedere le cose al di là del racconto più banale, di dare strumenti di lettura, di far capire la rete narrativa, la telecamera da cui le cose vengono raccontate. E quindi anche per questo ancora grazie a tutti quelli che hanno partecipato e buoni lavori. Fulvio Cammarano del Master. Grazie. No, poche parole. Per ringraziare anch'io Daniele Donati, le istituzioni, l'ufficio scolastico per questa iniziativa, che per un master di giornalismo, cioè il luogo dove si preparano i giovani a intraprendere questa carriera, è un'occasione unica, soprattutto per il Master di Bologna, che vuole rimanere collegato
alla città, alle iniziative della città. Non parlo dell'essenzialità, della centralità della lettura, che è drammaticamente importante. Il tema di oggi e quello su cui ci soffermiamo rappresenta un po' l'essenza dei nostri discorsi, dei discorsi dell'opinione pubblica, ma anche all'interno della scuola. Io credo che l'obiettivo di tutti, università, master, biblioteche, scuola, sia quello di creare un ambiente sfavorevole all'attecchimento di quelle che oggi chiamiamo fake news. Ecco, non è l'obiettivo massimo eliminarle, però creare un ambiente sfavorevole deve essere un obiettivo che bisogna raggiungere tutti insieme. Creare questo ambiente è indispensabile e dunque porre attenzione ai meccanismi di formazione e reiterazione delle notizie. Questo è l'aspetto, come nascono, come si diffondono, perché con questa consapevolezza critica noi mettiamo in difficoltà il meccanismo di diffusione delle fake news. E io dico che la consapevolezza critica è il primo elemento, e però è tanto più efficace quanto più è disposta a diventare autocritica, perché se non passiamo da questo non riusciamo ad andare da nessuna parte. Una parte del fallimento della politica, lo sappiamo tutti, è il fallimento della capacità di autocriticarsi. E allora è consapevolezza critica che parte dalla consapevolezza che si inizia tutto anche dall'autocritica. Grazie. La professoressa De Angelis dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bologna. Buongiorno, ringrazio le istituzioni biblioteche per averci coinvolto in questo progetto, ringrazio la scuola di giornalismo, ringrazio soprattutto i docenti e le scuole coinvolte che hanno lavorato per arrivare preparati a questa giornata. E riteniamo che sia molto importante favorire lo spirito critico degli studenti e avvicinare gli studenti alla lettura critica dei quotidiani e quindi alla consapevolezza di quello che le notizie che si leggono sui vari canali di informazione possano, diciamo, essere valutate dal singolo in modo autonomo e responsabile. Non vi rubo altro tempo perché credo che sia il caso di andare avanti. Grazie ancora. Allora, introduce il tema Diana Versano Grassini. Quindi qua. Acceso? Sì. Bene, salve a tutti. Anzitutto volevo ringraziare anch'io a nome degli studenti il nostro ospite Marco Travaglio per essere qui con noi oggi. L'incontro di questa mattina nasce appunto con l'idea di un dialogo costruttivo fra la scuola e la stampa, il mondo dell'istruzione che incontra il mondo dell'informazione. Un'occasione di confronto anche per noi studenti universitari chiamati oggi a introdurre il tema estremamente preziosa e non di poco conto. La stampa rappresenta uno strumento essenziale all'esercizio quotidiano del pensiero democratico, un processo del quale oggi più che mai è necessario ricordare la vitale importanza. Con questa premessa io e i miei compagni di Scienze della Comunicazione, assieme agli studenti delle scuole superiori, ci siamo preparati e abbiamo affrontato il tema scelto per il dibattito di oggi, populismo e fake news. Le fake news, come le chiamiamo dalle elezioni di Trump nel 2016, nella realtà non sono che le classiche bufale, alle quali ahimè eravamo già più che abituati. Se prima però poteva trattarsi di un fenomeno circoscritto, con l'avvento di internet e la convergenza tecnologica è ormai diventato pervasivo e molto più pericoloso. Si tratta di un mezzo autoconfermativo perverso nel quale chi si connette al web, ritenendo attendibili anche informazioni basate su fonti non verificate, si trasforma in un soggetto moltiplicatore di disinformazione. E ciò, specie se scrivere su Facebook o Twitter sono figure pubbliche, per la loro grande capacità di influenzare i followers, per il loro carisma, la capacità di suggestione. Naturalmente questo fenomeno ha riflessi sulla nostra vita privata, ma anche sulla vita pubblica, laddove ci informiamo sempre più in rete e sulla rete non c'è alcun controllo, appunto nessun mediatore,
e chiunque, titolato e non, figura pubblica o anonimo, può dire tutto ciò che vuole, dare cifre e raccontare storie. Per le testate giornalistiche il problema non dovrebbe porsi, anzi dovrebbe essere un rimedio, essendo queste tenute appunto al rispetto dei precetti di verità e verifica delle fonti in ossequio al diritto di cronaca. Quello che torna di fatto per l'informazione sembra essere l'esigenza di avere degli intermediari autorevoli e accreditati, ma questi stessi, dai giornalisti professionisti agli accademici, alle autorità terze quali Banca d'Italia o Istat per esempio, di questi tempi sembrano essere messi sempre più in discussione, ritenuti se non di parte, quantomeno poco affidabili. Nel suo ultimo libro The Perils of Perception, Robert Duffy, il direttore della sezione inglese della società di ricerche Ipsos, individua proprio gli italiani come il popolo con le percezioni più distorte della propria realtà. Ad esempio, gli italiani ritengono che il 49% dei nostri connazionali in età lavorativa sia disoccupato, a fronte dell'effettivo 12%, e che gli immigrati in Italia rappresentino il 30% della popolazione complessiva, in contrasto con la cifra reale del 7%. Il punto alla base di questo processo è cruciale. Noi facciamo valutazioni e prendiamo decisioni in base a ciò che sappiamo, e se le nostre conoscenze sono basate su concetti o dati inesatti, facciamo valutazioni e maturiamo opinioni altrettanto inesatte. Si dice da più parti che questa informazione senza filtri e senza contraddittori sia alla base dei populismi nel mondo. Ma che cosa si intende per populismo? Noam Chomsky ne dà una definizione semplice e netta. Populismo significa appellarsi alla popolazione, anche qua senza intermediazione e senza filtri. Nell'azione pubblica si traduce nel dare alle persone ciò che vogliono, il che è positivo, finché però non fa perdere di vista un orizzonte più ampio e la preoccupazione per il futuro delle persone stesse. Il rischio è che appellandosi al malcontento lo si trasformi in riscatto sociale approssimativo di breve respiro. E così si cercano capri espiatori da condannare, ma si rischia di non agire davvero per cambiare la vita delle persone più fragili, specie quelle dimenticate fin qua, che pensano di non aver futuro o di non contare. Di fatto il populismo ha una retorica semplice, senza abbellimenti, parla allo stomaco delle persone con poche parole chiave essenziali. Questa secondo noi è la relazione con le fake news. Per alcuni commentatori invece il populismo si configura come un'interferenza positiva per la democrazia. Secondo il politologo tedesco Daniel Dettling, il populismo restituisce a livello europeo una voce alle istanze locali, spesso emarginate, ampliando la sfera delle libertà democratiche e restituendo un protagonismo a temi che in precedenza venivano prevalentemente ignorati dalla vita pubblica. Queste in sintesi sono le nostre considerazioni di partenza. Pertanto a questo punto, per introdurre la discussione, vorrei porle come prima domanda: per parte sua, qual è la ragione che le ha fatto scegliere proprio questo argomento per il dibattito di oggi, e qual è la relazione che lei vede in particolar modo fra i due temi, populismo e fake news? Intanto buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. E ho scelto questo tema perché è un tema molto interessante e forse è il tema più attuale, non perché io creda che il populismo sia un problema e le fake news siano un problema dell'oggi. Oggi semplicemente chiamiamo populismo e fake news quello che una volta chiamavamo democrazia e bugie. Da che esiste la politica e da che esistono le democrazie, bisogna, per vincere le elezioni, raccogliere più voti degli altri e quindi appellarsi al popolo con promesse più o meno credibili e più o meno mantenibili. Io ho cominciato a votare nel 1983 e ho sentito tante di quelle bugie in campagna elettorale, tanti di quegli appelli al popolo e tanti di quei populismi che voi non potete nemmeno immaginarveli, eppure Salvini e Di Maio non erano neanche nati e nemmeno Renzi, e Berlusconi faceva ancora un altro mestiere. Quindi secondo me il populismo è sempre esistito, come sono sempre esistite le fake news, le chiamavamo bufale, balle, solo che avevano una circolazione più limitata perché le diffondevano i giornali e i giornali non li leggevano tutti. Quando li diffondeva la televisione la vedevano tutti, esattamente come oggi, più o meno tutti sono sul web.
semplicemente quando le bugie le diffondevano in esclusiva la televisione e i giornali erano molto più pericolose, perché un conto è una bugia raccontata dal TG1 o dal Corriere della Sera o da Repubblica, un altro conto è la bugia raccontata da un anonimo pirla che vaga sul web e che non ha nessuna autorevolezza, perché spesso non si sa nemmeno come si chiama, o se si sa come si chiama è quello che lui dà, è il suo nome e non un nickname. Una volta che hai saputo come si chiama, esattamente come quando non sapevi come si chiamava, nel senso che non ha nessun tipo di autorevolezza, non ha nessun bollino di garanzia, mentre quando una bugia te la dicono il Corriere o Repubblica o tutti e due insieme, o il TG1 o il Corriere, Repubblica e il TG1 e il TG2 e il TG3 e il TG4 e il TG5 e Studio Aperto e Sky, probabilmente, e magari anche la 7, è una bugia che avrà una diffusione e una penetrazione infinitamente superiore. Quindi io ho scelto questo tema anche perché mi piace contraddire coloro che si preoccupano oggi di fenomeni che prima esistevano già ma loro non vedevano, oppure di coloro che fingono di preoccuparsi semplicemente perché il loro partito ha perso le elezioni e le ha vinte un partito che a loro non piace. E quindi, come fanno i vecchietti che pensano che ai loro tempi le cose andassero molto meglio, oggi c'è questa sensazione che oddio, arriva l'apocalisse, oddio, sta finendo il mondo, semplicemente perché il mio partito ha perso le elezioni e perché vedo al governo della gente che non mi piace o che non mi rappresenta. Non sta finendo il mondo, non sta finendo l'informazione, non sta finendo la democrazia era già finita da un bel po'. E quello che sta accadendo oggi è semplicemente un fenomeno nuovo che andrebbe capito anziché esorcizzato. Il fatto che si dica che oggi siamo vittima del populismo e delle fake news che si alimentano tra di loro in un circuito vizioso dipende appunto dalla paura delle classi dirigenti, che poi riescono anche a trasmetterla alle classi subalterne, o almeno a una parte delle classi subalterne, di avere perso il controllo del potere. Le democrazie negli ultimi decenni si sono trasformate in oligarchie, peraltro succede sempre così. A un certo punto non basta più il voto popolare per garantire il ricambio delle classi dirigenti, le classi dirigenti si costituiscono in oligarchie che possiamo chiamare elite, che possiamo chiamare establishment, e che naturalmente quando si chiudono in se stesse e impediscono il ricambio diventano insopportabili, cominciano a puzzare di cadavere, senza ricambio non c'è rigenerazione, senza rigenerazione non c'è rinnovamento, senza rinnovamento c'è stagnazione, e con la stagnazione la gente sta male e se la prende con chi? Con l'elite che la fanno star male. Questo è quello che succede da un po' di anni a questa parte, aggravato dalla crisi del 2009, crisi mondiale, che ha ovviamente creato un tale malessere nelle popolazioni, un tale impoverimento dei ceti medi e di coloro che tenevano in piedi le economie dell'Occidente, i quali ovviamente con chi se la sono presa? Se la sono presa con chi li aveva ridotti in quel modo lì, e quindi con le elite finanziarie e con le elite politiche asservite alle elite finanziarie. Poi c'è chi ha pensato che ci fosse un complotto, chi ha pensato che fossero semplicemente degli establishment incapaci, e questo si è riverberato sulle elezioni. Se ci fate caso, da un bel po' di anni ogni volta che le elite e i loro giornali e i loro mezzi di comunicazione consigliano agli elettori come votare, gli elettori votano esattamente all'incontrario, sempre. Il referendum sulla Brexit, che è stato indetto non dai no euro, il referendum sulla Brexit è stato indetto da un pro euro che si chiama Cameron, quale ha detto sterminiamo questi contestatori dell'Europa con un bel referendum, lo ha indetto e lo ha perso.
tutti i giornali erano schierati per la Remain, tutti i grandi partiti erano schierati per il Remain, tutto l'establishment europeo spiegava agli inglesi che dovevano votare per restare in Europa e gli inglesi hanno votato per uscire. Se gli avessero detto uscite, probabilmente avrebbero deciso di restare. Poi negli Stati Uniti tutti i giornali, tutte le televisioni, tutte le star di Hollywood, tutte, escluso Clint Eastwood, hanno spiegato agli americani che dovevano votare per Hillary Clinton. Ha vinto Trump. Ormai, per capire come va a finire un'elezione, bisogna vedere che cosa consigliano gli establishment e le elite. Se le elite consigliano A, è sicuro che vince B. Se consigliano B, è sicuro che vince A. Quando si è tenuto il referendum costituzionale per la riforma di Renzi, della Boschi, eccetera, tutti i grandi giornali, e anche quelli medi e quelli piccoli, tranne il mio, dicevano di votare sì. Persino Massimo Cacciari, che è una persona intelligente, diceva la riforma costituzionale, Boschi, Renzi, eccetera, è una puttanata, però bisogna votare sì per salvare il governo, il sistema, l'establishment, se no sarà l'apocalisse. Gli italiani hanno votato no. Come si difendono gli establishment dalle loro ripetute e ormai ininterrotte sconfitte? Potrebbero difendersi facendo autocritica, cercando di domandarsi perché la gente li odia a questo livello, perché vengono regolarmente puniti ogni volta che si dà un'occasione al popolo di pronunciarsi. Dovrebbero guardarsi allo specchio, farsi un esame di coscienza e esaminare le ragioni per le quali sono diventati così odiosi. E invece si difendono nel modo opposto, nel modo più infantile, più puerile, più anche ridicolo. Gridano loro, che hanno sempre combattuto tutti i complottismi, al complotto. E si sono inventati questa totale scemenza per cui gli elettori sbagliano regolarmente a votare perché obnubilati e depistati dalle fake news. A quel punto un elettore gli potrebbe rispondere: ma di che state parlando? Controllate tutte le televisioni, controllate tutti i grandi giornali, potete fare quello che volete anche sul web perché avete i soldi e noi no. E chi è il grande vecchio, il grande regista delle fake news che è in grado di far vincere la Brexit contro il Remain, Trump contro la Clinton, i 5 Stelle con un blog e Salvini con la prova del cuoco, adesso manco più quella già, da quando si è mollato con la Isoardi, contro i padroni di Mediaset, di Rai, di tutte le grandi corporation, di tutte le grandi multinazionali che invece stavano dalla parte degli establishment? Risposta: Putin. Putin diffonde fake news in tutto il mondo per sconfiggere gli establishment dell'Occidente. Ma veramente si può credere che da San Pietroburgo o da Mosca Putin riesca, diffondendo fake news sul web, a far vincere Trump? Ma guardate che ci sono pure le inchieste, il Russiagate. È un tentativo disperato dell'establishment americano di dimostrare che dietro la vittoria di Trump c'è Putin. E ci sono gli stessi che lo sostengono che dicono che anche la Brexit è stata insufflata subliminalmente dalle fake news di Putin e la maggioranza del popolo inglese e che Putin è riuscito a mettere mano anche al referendum. Come se per detestare Renzi e la Boschi non bastassero Renzi e la Boschi e ci volesse l'aiuto di Putin. In realtà Renzi e la Boschi sono riusciti a farsi detestare benissimo da soli, senza bisogno di aiuti esterni. Ma voi vedete come è puerile questo tentativo delle classi dirigenti di non fare i conti con i propri errori e di non darsi una spiegazione credibile
Ed è la ragione per cui sono dannate per sempre, perché se uno non fa autocritica e non si riesce a spiegare le ragioni della propria sconfitta, continuerà a perdere. Se voi sentite coloro che perdono le elezioni, in Italia come in America, come in Inghilterra, continuano a ripetere che sono gli elettori che si sono sbagliati, non sono loro che si sono sbagliati. E questi osano anche dirsi democratici. La democrazia si basa su una convenzione, cioè che il popolo ha sempre ragione, altrimenti perché fai decidere la maggioranza del popolo? Se tu presupponi che il popolo possa avere torto, a questo punto tanto vale abolirla la democrazia, abolire il suffragio universale e inventarsi qualcos'altro, che poi non si inventa mica niente. Le alternative sono soltanto la dittatura, l'oligarchia, l'aristocrazia, per famiglia, per censo, non ci sono altri sistemi. E infatti, dopo la vittoria della Brexit, dopo la vittoria di Trump e dopo la vittoria dei 5 Stelle e della Lega in Italia, ci sono fior di intellettuali che noi consideravamo di sinistra, democraticissimi, che hanno cominciato, senza neanche rendersi conto di quanto sono ridicoli e di quanto sono incoerenti, a mettere in discussione il suffragio universale, a dire, beh certo, facciamo votare tutti. E certo, il mio voto vale come quello di un barbone che non ha mai letto un libro. Io c'ho una biblioteca della Madonna, quelli manco Topolino hanno letto, è possibile che il loro voto valga quanto il mio? La democrazia è questa. Il problema è che hanno cominciato a porsi questo quesito, perché per la prima volta nella loro vita non riconoscono coloro che hanno vinto e quindi impazziscono e inventano parole per esorcizzare una realtà che non vogliono affrontare. Si sono inventati la parola populismo, come se il populismo l'avessero inventato i due partiti che hanno vinto l'anno scorso. Ma voi l'avete mai sentito un discorso di Berlusconi? Ma che cosa c'è di più populista? E prima di Berlusconi avete mai sentito un discorso di Craxi? Cosa c'era di più populista? Poi c'erano i politici che certe cose non le dicevano, ma le facevano. In Italia, dal 46 a oggi, ci sono stati condoni fiscali ogni 3 anni. Ogni 3 anni un condono fiscale, il che vuol dire che tutti sanno che se possono evadere gli conviene farlo. Questo non ve lo dirà nessuno nei comizi delle campagne elettorali, votatemi che vi faccio il condono. Tanto lo sanno tutti che ogni 3 anni arriva il condono. Il che vuol dire che quando ti beccano sei già condonato. E che quindi se non evadi potendolo fare sei un pirla. Questo non è populismo. Perché nel sud abbiamo il decuplo delle pensioni di invalidità che al nord? Forse perché al sud si casca più facilmente, ci si ammala più facilmente? No, semplicemente perché al sud le pensioni di invalidità false sono state utilizzate come strumento per comprare il consenso, per comprare i voti e anche per ridurre un po' la disoccupazione e la povertà, come strumento di welfare e di acquisizione del consenso. Quello non è populismo? Regalare le pensioni di invalidità a chi sta benissimo? E questo è avvenuto negli anni 70 e 80, complici la destra e la sinistra, i sindacati e i padroni. Il populismo c'è sempre stato, semplicemente oggi viene utilizzato per scomunicare qualcosa che non vogliamo accettare, che qualcuno non vuole accettare. E le fake news ci sono sempre state ed erano molto più pericolose di oggi, perché quando tutti i grandi giornali italiani ci hanno raccontato che Giulio Andreotti era stato assolto dall'accusa di mafia, ci hanno creduto tutti, perché com'era possibile che tutti i giornali mentissero e tutti i telegiornali mentissero?
all'unisono, a reti unificate e a edicole unificate. E io mi ricordo quando è uscita la sentenza che mi dannavo l'anima in televisione, mentre tutti mi interrompevano e coprivano la mia voce per non farla sentire, continuavo a dire: guardate che c'è scritto che è colpevole ma prescritto, fino al 1980. Non è indifferente, se uno che ha fatto per 7 volte il Presidente del Consiglio e 18 volte il Ministro, ed è stato il politico più potente e più longevo durante tutta la prima e un pezzo della seconda Repubblica, è stato ritenuto innocente, cioè è stato perseguitato per anni in un processo che non si doveva fare con l'accusa più infamante, quella di mafia. Oppure se invece i giudici hanno stabilito che è stato un mafioso, perché questo hanno stabilito i giudici con una sentenza definitiva, almeno fino alla primavera del 1980, il reato è stato commesso, dice la sentenza, ma è caduto in prescrizione 3 mesi prima che venisse emessa la sentenza. Cioè se il processo fosse durato 3 mesi di meno, Andreotti sarebbe stato condannato in appello per mafia, per associazione, per delinquere con Cosa Nostra. Questo non l'ha mica diffuso internet, non c'era. Questo l'hanno diffuso i giornali e le televisioni, a reti e a edicole unificate, ci hanno creduto tutti. Se l'avesse diffuso un blogger, almeno ci sarebbe stata discussione. Se un blogger avesse messo Andreotti è stato assolto, un altro blogger gli avrebbe sparato in faccia il PDF della sentenza con scritto: coglione, c'è scritto, prescritto, reato commesso, idiota. E si sarebbe almeno aperto il dibattito fra 2 blogger che si insultavano. Ma non ti viene nemmeno il dubbio che sia falso se te lo dicono tutti i giornali e tutte le televisioni. E potremo andare avanti, però mi fermo qua. Sì, esatto. Bene, a questo punto direi di iniziare con le domande degli studenti e vorremmo chiedere cortesemente se è possibile far rientrare gli interventi in una tempistica approssimativa di 5 minuti per un semplice fatto di tempistiche ridotte. Facciamo domande e risposte oppure facciamo un po' di domande e un po' risposte? Domande, sono tante le domande. Bene, allora la prima domanda è della studentessa Anastasia. Vai. Buongiorno, allora ha già in parte risposto alla domanda in realtà, però comunque in come classe abbiamo visto la definizione di populismo come un movimento che esalta genericamente il popolo, quindi sembrerebbe legarsi all'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, e invece paradossalmente oggi ha assunto una connotazione negativa. Quindi lei cosa ne pensa in merito e anche qual è la sua idea di populismo, cioè cosa intende lei per populismo? Grazie. Hai centrato perfettamente l'argomento. L'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo e poi naturalmente questa sovranità si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione stessa, quindi non basta richiamarsi al popolo, ci sono poi delle forme e dei limiti che vanno rispettati e che sono fissati dalla legge e dalla Costituzione medesima. Questo è importante perché quando Salvini in questi giorni dice che lui ha agito in nome del popolo o dei suoi elettori tenendo per 5 giorni dei migranti su una nave italiana nel porto di Catania, sta dicendo una totale sciocchezza, nel senso che è vero, era una decisione politica, può essere che non fosse un sequestro di persona, ma non è che tutte le decisioni politiche prese in nome del popolo sono legittime, poi lo decide il giudice se sono legittime o meno, altrimenti la Costituzione non prevederebbe l'esistenza di reati ministeriali che devono seguire un iter particolare, cioè per essere perseguiti richiedono un'autorizzazione a procedere della Camera di cui fa parte colui che ha preso quelle decisioni, ma insomma i limiti fissati dalla Costituzione rispetto al rappresentare il popolo sono questi e vanno tutelati e difesi. Però è vero quello che dici tu, e cioè che molto spesso l'impressione è che si confonda il populismo con l'essere popolari, con il prendere tanti voti.
E di solito questo ovviamente lo si dice soltanto quando a prendere tanti voti sono quelli che non ti piacciono. Se quelli che non ti piacciono prendono tanti voti sono populisti, se invece prendono tanti voti o prendevano tanti voti quelli che ti piacciono, quelli invece prendevano tanti voti perché se li meritavano. Io penso che il populismo sia abbastanza connaturato con la democrazia, con la ricerca del consenso, con la competizione tra i partiti. E non penso che sia un fenomeno recente, penso che Pericle fosse populista, penso che Cleone fosse populista. Se voi vi leggete le commedie di Aristofane, che sbeffeggiano un po' Pericle, un po' Cleone, eccetera, stanno parlando di emuli dei populisti di oggi. In che senso Clinton non era populista e Trump sarebbe populista? Io ho seguito i dibattiti della campagna elettorale tra Trump e Hillary Clinton, immagino che qualcuno di voi abbia visto qualche confronto televisivo. Era una gara a chi le sparava più grosse, ma non è che le sparava solo Trump, pure quell'altra, solo che quell'altra era talmente odiosa che alla fine ha vinto Trump, che sembra una pannocchia ma sembra lievemente meno antipatico di quell'altra. Cioè se uno va a vedersi le campagne elettorali, c'è un film meraviglioso sulla campagna elettorale vinta da Nixon, stiamo parlando della fine degli anni 60, era populistissimo. Kennedy era populistissimo, semplicemente diceva delle cose che piacciono a una parte che oggi sta perdendo tutte le elezioni e che quindi pensa che Kennedy non fosse populista. Kennedy era super populista, era anche popolare. Ma che differenza c'è fra l'essere popolare e l'essere populista? Il fatto che sai toccare le corde giuste? Quello vuol dire che sei un bravo politico, che sai scaldare i cuori della gente. Dice, fanno promesse che non possono mantenere. Ma io non ho mai visto un politico che faccia promesse che può mantenere. Non mi è mai capitato. Mi sono perso De Gasperi. Ecco, forse De Gasperi è in Audi, che venivano dalla civiltà pre-televisiva, non ti dico pre-internet, forse loro, se gli scappava detto qualcosa che sapevano di non poter mantenere, magari arrossivano o magari non lo dicevano. Ma finita quella generazione di politici lì, quelli che sono nati con la televisione inevitabilmente sono tutti populisti, oppure perdono regolarmente le elezioni, quindi hanno sbagliato mestiere. Bene, poi abbiamo la domanda di Francesco. Buongiorno, io volevo farle una domanda un po' più pratica, nel senso che lei ha affermato che il populismo sia un fenomeno che è sempre esistito ed è radicato dentro le democrazie. E la mia domanda è, adesso un mezzo molto utile nella propaganda politica sono i social, che una volta non c'erano, e una volta c'erano altri mezzi di propaganda, efficace o meno, questo non lo so, ma secondo lei è un pericolo questi social? Sono un vantaggio per la politica? Dobbiamo temere questa cosa? Se ce lo può spiegare, grazie. Ma io ti dico la verità, se potessi decidere io, se fossi il dittatore del mondo, li abolirei subito. Nel senso che a me danno molto fastidio, io non li utilizzo se non per mettere qualche link di qualche articolo che esce sul mio giornale. O per dire il giorno tale sto lì, il giorno tal altro sto là. Dopodiché però non ha nessun senso quello che io ho appena detto. Nel senso che è un mio gusto, cioè come fermare, svuotare l'oceano col cucchiaino, è come fermare le bufere con le mani nude, non,
come quelli che volevano abolire la televisione quando era stata inventata, non ha nessun senso. I social stanno facendo nella comunicazione politica quello che ha la stessa svolta, lo stesso scalino che ha prodotto l'avvento della televisione, prima della televisione la radio. Mussolini e Hitler lavoravano sulla radio, non avevano la televisione. C'è niente da fare, o meglio, c'è da fare informazione. Cioè il vero freno al populismo, che ripeto è sempre esistito, è l'informazione. Un politico può mentire senza limiti se non incontra sulla sua strada dei giornalisti che costituiscono essi stessi quel limite e che contrappongono alla comunicazione del politico ormai disintermediata. Una volta un politico, per arrivare ai suoi elettori, doveva farsi intervistare da un giornale o da un programma televisivo. Oggi mette l'iPhone così, più vicino o più lontano a seconda che sia Salvini o qualcuno, a Salvini se lo mette praticamente in bocca, fa così, oppure ci mette pure il bastone e si fa la diretta Facebook. Il giornalista non serve più perché non è più lì, ma nulla impedisce al giornalista di prendere quella diretta Facebook e di esaminare parola per parola quello che ha appena detto il politico. Dopodiché è tutta una questione di autorevolezza. Se tu sei meno autorevole del politico, la gente crederà al politico. Se tu sei più autorevole del politico, la gente crederà a te. Se tu te la batti col politico in autorevolezza, ci sarà una partita aperta. Poi ci saranno quelli che fideisticamente seguono il politico per un po', fino a quando non subentrerà la disillusione. Non vi dico quanta gente che mi incontra per la strada e mi dice: lei mi stava sui coglioni perché ce l'aveva sempre con Berlusconi, diceva che era un mascalzone. Poi l'ho capito che era un mascalzone, quindi adesso lei mi sta simpatico. Io gli rispondo: non è vero niente. Lei semplicemente prima pensava che io fossi di sinistra perché criticavo Berlusconi, che lei credeva che fosse di destra, mentre non è mai stato né di sinistra né di destra. E lei semplicemente voleva sentirsi dire quello che pensava. E io non glielo dicevo. Adesso evidentemente da me si sente dire qualcosa che lei pensa. Ma non è vero che lei si è convertito. Semplicemente lei ha scoperto che Berlusconi è un delinquente perché Berlusconi non conta più niente. È tutto così, cioè il limite al populismo e alla sua propaganda è un'informazione autorevole. Se c'è un'informazione autorevole, quella propaganda ha dei limiti, incontra degli argini e si riesce a contenerla. Se quella propaganda non incontra un'informazione libera e autorevole, sarà incontrastata. Per questo serve ancora oggi l'informazione nell'era dei social e nell'era del cosiddetto populismo. Grazie. Bene, adesso abbiamo la domanda di Aurora. Salve, e la mia domanda è... Grazie. Se sì, non questo. Si offende, lo diamo alla signora che è qua presente o alla ragazza, ancora meglio. Grazie. A Diana. Ok, la mia domanda è: perché i giornali non danno ai giovani notizie importanti, come per esempio informazioni sul futuro del paese, ma pubblicano storie che suscitano uno scarso interesse? Fammi degli esempi di storie che suscitano scarso interesse. Dimmene qualcuna che ha suscitato il tuo scarso interesse. Non so, tipo quelli dello spettacolo, tipo degli influencer. Il gossip, sì. Dici? Ma
giornali hanno un problema, cioè hanno una missione che è quella di vendere copie. Se un giornale non vende copie, chiude. Tu mi dirai, ci sono giornali che non vendono niente e non chiudono. È vero, perché purtroppo li paghiamo noi, anche se non li compriamo, visto che li finanzia lo Stato. E io mi auguro che presto finisca questa sconcezza, e cioè che i giornali se li paghino soltanto i lettori che li comprano e non quelli che non li comprano e non sanno di pagarli. Tipo, tanto per non fare esempi, Il Foglio, tipo Radio Radicale o cose di questo genere, no? Che spacciano i finanziamenti pubblici per garanzia di libertà e di pluralismo. Non c'è nessuna libertà nel farsi finanziare dallo Stato, perché poi sei costretto ogni anno ad andare col cappello in mano dal governo per chiedergli i soldi, perché altrimenti non stai in piedi. Quindi i giornali devono vendere copie. Se non vendono copie, devono chiudere. Come i negozi, se tu hai una panetteria e non entra mai nessuno, chiudi. Magari un po' prima di chiudere ti poni il problema: non sarà che faccio del pane di merda? No, per dire, perché se gli altri vanno negli altri negozi e nel tuo non ci vengono, no, ci sarà un motivo. Ecco, se un giornale non vende, magari si domanda, e dopodiché però, se continua a non vendere, chiude, perché non c'è ragione al mondo per cui uno debba mettere in edicola un prodotto che non va a ritirare nessuno. Quindi ci sono alcuni giornali che campano di gossip. Cioè, dichiaratamente, quelli che trovi dal parrucchiere, quelli si occupano solo degli affari degli altri, della vita privata degli altri. A mio gusto, se fossi il dittatore del mondo, li abolirei, ma purtroppo non sono il dittatore né del mondo né dell'Italia, e quindi continuano a uscire. Poi ci sono quelli che invece ci mettono una spruzzata di notizie balenghe, gossip, paragossip, eccetera, così nella speranza di vendere qualche copia. Pessima idea. Se uno vuole un giornale di gossip, va a comprarsi chi? Va a comprarsi, come si chiamano gli altri, ma non è che cerca il gossip nel quotidiano. Di solito sono i giornali che stanno andando molto male, che cercano in tutti i modi di... Poi ci sono quelli che si buttano sulla cronacaccia nera, cioè quei giornali che ti sporchi di sangue o di altri liquidi organici anche soltanto quando li sfoglio, li prendi in mano, che vogliono fare sensazione con il noir, no? Con l'horror. Esistono giornali che vivono solo ed esclusivamente di cronaca nera, di gialli, eccetera eccetera, vanno anche molto bene, ma chi si butta su quella roba lì vuol dire che è disperato. Io penso che ogni giornale deve fare il suo mestiere. Se uno fa un giornale di informazione, deve fare un giornale di informazione e non deve cercare di vellicare bassi istinti pruriginosi di vario genere. Se lo fa, vuol dire che è in crisi, il che non vuol dire che tutto il gossip sia poco interessante. Se Salvini sta con la Isoardi e la Isoardi diventa una delle figure più importanti della RAI, cioè del servizio pubblico radiotelevisivo pagato con i soldi dei cittadini, se l'autore della Isoardi scalpita per diventare direttore di RAI 1, quello non è gossip, quella è politica, e quello richiede grande attenzione. Se Corona ha cambiato fidanzata per l'ennesima volta o ha finto di cambiare fidanzata per l'ennesima volta, quello è puro gossip, perché a meno che la fidanzata non faccia il ministro. Quindi dipende. Tu dicevi le notizie sugli spettacoli. No, le notizie sugli spettacoli si sono sempre date. I giornali devono anche dare dei servizi, e quindi devi fare la critica televisiva, la critica cinematografica, devi dire che film stanno uscendo, come sono questi film, perché la gente poi i giornali li compra anche per avere un servizio. Anche il meteo. Non arriverei all'oroscopo, ma insomma il meteo sì.
Quindi le pagine di servizio con i cartelloni, con gli spettacoli teatrali, eccetera, è anche un modo per diffondere cultura. Io su quello non ho nessun problema. Lo sport va benissimo, insomma, quello è il giornale, è un po' un rotocalco quotidiano che non deve esagerare, diciamo, con i bassi istinti della pancia e delle viscere dei suoi lettori, ma comunque deve mantenere un minimo di contatto con ciò che interessa alla gente. Posso permettermi di fare una chiosa alla domanda di Aurora, vero? Perché la mia domanda sarebbe questa, io ho voluto leggere così, ci sono delle strategie, voi avete idea ad esempio di quanto giovani o non giovani sono i vostri lettori del Fatto, ovvero ci sono modi di avvicinare, di far tornare ad avvicinare i ragazzi ai giornali? E io me lo chiedo per le biblioteche, no? Perché in qualche modo noi abbiamo un'idea, abbiamo delle statistiche interessanti, molto più le ragazze dei ragazzi, sicuramente l'età fino ai 25 anni, diciamo, è quella che vede la maggiore frequenza delle biblioteche, ma mi chiedo se appunto ci sono, non so, voi ci avete riflettuto al fatto su come avere un pubblico più giovane, se è possibile riavvicinarli, non so. Sì, è un vecchio cruccio. È chiaro che lo strumento del giornale di carta, quello che si compra in edicola, è demodé per molti giovani, non per tutti, ma per molti giovani è demodé. E infatti molti se lo leggono, se lo scaricano in abbonamento in PDF e se lo leggono sul tablet o sull'iPhone. Ciecandosi, secondo me, perché leggere il giornale sull'iPhone diventi cieco in rapidissima sequenza. Ma come fare a... Io non credo che mettendo la parola giovani molto più spesso sul giornale, cioè i ragazzi non sono mica dei pesci che abboccano all'esca, cioè io credo che se un ragazzo vuole approfondire i temi della politica, dell'economia, degli esteri, dello sport, della cultura in maniera seria e autorevole, sa che ci sono dei luoghi fatti di carta o con la loro proiezione in PDF che gli possono dare quello, perché è suo interesse di cittadino, di elettore, di consumatore, di professionista, di studente, approfondire. Se si accontenta di quello che passa il convento del web, pensando che il bombardamento di messaggi che c'è sul web sia approfondimento, buon per lui. Se è intelligente capirà presto che non è quello il luogo dell'approfondimento, quello è il luogo dell'immediatezza, è il luogo per sapere in tempo reale la notizia, ma poi per darle un senso, darle una collocazione, darle uno spessore nella scala dei valori e quindi analizzarla e contestualizzarla, non può essere né il web né nemmeno la televisione il luogo migliore per questo genere di approfondimento. E quindi io penso che i giovani vadano trattati esattamente come le persone di tutte le età, e dipende, ci sono quelli fessi e quelli intelligenti se cercano approfondimento, finché non lo trovano non smettono di cercare. Bene, ora il turno della domanda di Arieda. Buongiorno a tutti. E volevamo chiederle come mai capita che le notizie siano riportate in maniera differente da un giornale all'altro e i giornalisti non dovrebbero essere neutrali? Sì, neutrale non saprei. Dovrebbero essere imparziali. La neutralità spesso sconfina con l'ignavia,
L'arbitro non è neutrale, il giornalista è un arbitro. Durante una partita, se tu vedi una squadra che gioca contro l'altra squadra, è una squadra menano tutti come fabbri contro quegli altri, mirando a spaccare ossa, entrate a gamba tese, eccetera. L'arbitro non è neutrale. L'arbitro deve essere imparziale. Cioè, se le stesse cose le facesse l'altra squadra, dovrebbe esattamente sanzionarla come sanziona quella che sta facendo quelle cose. Ci sono 10 falli da espulsione, ne espelle 10. È neutrale? No. È imparziale? Sì. Alla fine finisce che una squadra c'ha 11 giocatori e l'altra c'ha il portiere, perché hanno espulso tutti. Non è neutralità, è imparzialità. Perché noi dobbiamo essere sicuri che l'arbitro, a parti invertite, avrebbe espulso 10 giocatori dell'altra squadra. È solo che i falli li ha fatti quell'altra. L'imparzialità non vuol dire che tu vedi le cose come tutti gli altri. Tu vedi le cose secondo la tua mentalità, la tua formazione, la tua cultura, la tua impostazione, la tua idea, la tua ideologia. Io non l'ho mai pensata come Giuliano Ferrara. Giuliano Ferrara è convinto che più uno è delinquente, più è un buon politico. Io sono convinto che un buon politico, prima ancora di andare a vedere se è capace o non è capace, deve essere una persona onesta. Perché se è un disonesto, io mi preoccupo molto più se è capace. Sai, un incapace disonesto fa pochi danni, ma un capace disonesto è terribile. Questa è la mia idea, ma è la mia idea. Come faccio a essere imparziale avendo un'idea? La applico a tutti nello stesso modo. Giuliano Ferrara applicherà la sua idea, se è imparziale, a tutti nello stesso modo. Se non è imparziale, no. E questo è il discrimine. Per cui 80° processo a Berlusconi. Io come la vedo? Io la vedo dicendo ha commesso 80 reati, quindi è ovvio che gli hanno fatto 80 processi, anzi, chissà quanti ne ha commessi che non abbiamo ancora scoperto. 80 li abbiamo scoperti. È un delinquente seriale. I delinquenti seriali hanno tanti processi. Come reagisce Giuliano Ferrara alla notizia? L'80ª persecuzione giudiziaria contro quel santuomo di Silvio Berlusconi, perseguitato dai giudici. Il numero dei processi è la prova del fatto che è perseguitato, mentre secondo me è la prova che è un delinquente. Questa è la nostra valutazione. L'importante è che si dia la notizia che Berlusconi sta subendo l'80° processo. La notizia bisogna darla, bisogna dire di che cosa è accusato, quando inizia il processo, chi è il giudice, chi è il PM, quali sono gli elementi di accusa e come si difende. Questa è la cronaca. Poi io scrivo che secondo me è l'80ª volta che si dimostra che è un criminale, quell'altro dice l'80ª volta che si dimostra che è un perseguitato. Se voi assistete a un incidente d'auto, e spesso capita che un incidente d'auto abbia più testimoni, e poi andate al processo per quell'incidente d'auto, se quell'incidente d'auto ha prodotto ferimento di qualcuno o addirittura la morte di qualcuno, scoprirete che lo stesso incidente d'auto da diversi punti di vista viene valutato in maniera diversa, i testimoni dicono cose diverse eppure stanno parlando dello stesso incidente d'auto. Il pluralismo dell'informazione serve a questo, dovrebbe servire a questo. Tante persone in buona fede e imparziali che raccontano lo stesso fatto. Pensate alla manifestazione studentesca durante la quale ci sono scontri fra studenti e polizia. Provate a leggere una cronaca di un giornale di destra e una cronaca del Manifesto.
Vi posso già dire che in una cronaca del manifesto si dirà che i poveri studenti inermi sono stati massacrati di botte dai poliziotti cattivi, mentre invece in una cronaca di un giornale di destra si dirà apoditticamente che i giovinastri hanno aggredito i poveri poliziotti inermi e i poliziotti poveretti per non soccombere hanno dovuto reagire caricando. Eppure hanno visto entrambi lo stesso fatto. Non sono due giornali imparziali se fanno così. Bisognerebbe andare a vedere nei fatti che cosa è successo, chi ha cominciato, chi ha esagerato, chi ha provocato, chi ha ecceduto nella reazione. Io farò i complimenti a un giornalista del manifesto se una volta nella vita darà ragione alla polizia, o a un giornalista di un giornale di destra se una volta nella vita darà ragione agli studenti. Ancora se ne parla del fatto che Pasolini nel 68 disse: guardate che i veri proletari e il vero popolo non sono i figli di papà che parcheggiano la Ferrari dietro l'angolo e poi vanno a fare i fichetta rivoluzionari, sono i poliziotti che sono i figli del popolo e che si pigliano le Molotov e che vengono pure sputtanati come i rappresentanti dei padroni e del potere, mentre il potere vero ce l'hanno i familiari di quelli che fanno i rivoluzionari in piazza. No, un'invettiva clamorosa, provocatoria, di cui ancora si parla oggi, perché Pasolini era un beniamino della sinistra. Questa è imparzialità. Però l'imparzialità dipende dall'onestà e dalla buona fede e dalla professionalità del giornalista singolo. Non è una dote innata o una cosa che si trova a buon mercato sui giornali, ma questo è quello che sarebbe richiesto, non il fatto di non avere una posizione o un'idea, il fatto di raccontare onestamente un fatto e poi di dare la propria valutazione. Il fatto dovrebbe essere abbastanza comune a tutti quelli che hanno occhi per vedere e orecchi per sentire. La valutazione ovviamente deve essere quella che risponde alle proprie inclinazioni e ai propri orientamenti. Ecco perché bisognerebbe sempre separare i fatti dalle opinioni. È ovvio che però la tua opinione poi nel raccontarlo un fatto in qualche modo ti influenza. Se sei in buona fede, almeno i fondamentali di quel fatto li racconti esattamente come quello che ha un'opinione opposta o diversa dalla tua. Interviene ora Linda. Buongiorno, a proposito delle fake news, è vero che è meno probabile trovare fake news sul giornale cartaceo piuttosto che online? No, è falso. Io sto scrivendo un libro sulle fake news dei giornali che parlano delle fake news del web. E ti dirò la verità, ci sono molte più palle sui giornali da quando i giornali hanno cominciato a prendersela con le fake news del web, perché questa storia del populismo li ha fatti letteralmente impazzire e quindi si sono ulteriormente militarizzati politicamente. Ti faccio un solo esempio di un giornale che mi sta particolarmente a cuore, Repubblica. Repubblica ha fatto per 25 anni una campagna forsennata e secondo me sacrosanta contro la prescrizione dei reati. Se voi cercate nelle collezioni quello che ha sempre scritto Repubblica sulla prescrizione dei reati, troverete che ha sempre sostenuto che è una vergogna che in Italia esista un sistema per il quale tu inizi un processo e poi nel bel mezzo del processo il reato va in prescrizione. Spesso quando ti sei già beccato una condanna in primo grado, il reato si prescrive in appello.
Spesso quando ti sei beccato una condanna in primo grado e in appello e stai aspettando la Cassazione, il reato si prescrive magari il giorno prima che la Cassazione confermi la tua condanna. Così le vittime del reato si incazzano da morire perché vedono che non è stata fatta giustizia e tu la fai franca e grazie ai giornali amici riesci pure a spacciarti per un assolto perseguitato innocente come Andreotti. Ogni volta che Berlusconi vedeva andare in prescrizione un suo reato, Repubblica giustamente scriveva: non è stato assolto, è stato prescritto, era colpevole, ma l'ha fatta franca, perché i suoi avvocati sono riusciti a tirare in lungo il processo a tal punto da far cadere in prescrizione il reato. E quando non riuscivano a tirarla così in lungo per arrivare alla prescrizione, hanno fatto la legge ex Cirielli che dimezzava la prescrizione, per cui hanno anticipato del 50% il decorrere della prescrizione. Questo per 25 anni ha fatto Repubblica. Questo governo, che non piace a Repubblica, e per tante ragioni non piace neanche a me, intendiamoci, ma almeno per alcune ragioni mi piace, per esempio, ha fatto una legge che dice che dopo la sentenza di primo grado non c'è più la prescrizione. Quindi una volta che ti condannano o ti assolvono in primo grado, se ci sono ulteriori gradi di giudizio, possono durare pure 20 anni, ma non si prescrive più il reato. Quindi tu sai che dopo la sentenza di primo grado, se fai durare il processo 10 anni e lo fai durare 10 giorni, non cambia niente, perché se sei colpevole ti condannano, se sei innocente ti assolvono. Non c'è più la X nella schedina, c'è solo 1 o 2, o perdi o vinci, non c'è più il pareggio. A me questa cosa piace, perché? Perché la chiedo da 25 anni e perché la chiedono tutti i magistrati onesti di questo paese e tutti i cittadini onesti di questo paese, perché siamo l'unico paese al mondo dove la prescrizione è diventata una specie di amnistia selettiva per i ricchi, che possono permettersi avvocati potenti, che possono permettersi di pagare per 10 anni per tirare in lungo i loro processi con cavilli. Ok? Quindi quando il governo ha fatto la legge anticorruzione con la blocca prescrizione del ministro Bonafede, io dopo 25 anni che la chiedevo ho detto: bravi. Che cosa ha scritto Repubblica? Che era una vergogna manettara e giustizialista, usando le stesse parole che per 25 anni usavano i giornali di Berlusconi, contro cui Repubblica si scagliava. Perché ti ho fatto questo esempio? Perché è un tipico esempio dell'impazzimento dei grandi giornali di fronte a fenomeni che non riescono a controllare e a padroneggiare. Non riescono nemmeno a riconoscere che questo governo, che per loro è populista, fascista, nazista, razzista, putiniano, trampiano, eccetera, eccetera, ne ha fatta una giusta. E quindi i loro lettori, se hanno poca memoria, sono convinti che questo governo, anche in materia di giustizia, abbia fatto non una cosa sacrosanta, ma una cosa manettara, giustizialista, orrenda, bruttissima, e che questa norma allungherà i processi, mentre farà esattamente l'effetto opposto, perché se tu non ti aspetti più la prescrizione non hai più nessun interesse a tirarlo in lungo il tuo processo. Se tanto sai che se sei colpevole ti condannano, per quale motivo devi pagarti l'avvocato per altri 10 anni quando puoi pagarlo soltanto per 10 mesi? O sei scemo o la fai finita subito, no? Quindi questa è una norma che a costo zero abbrevierà i tempi dei processi, non li allungherà. Ma capisci che quando tutti i giornali scrivono il contrario, la gente immediatamente, se legge i giornali, o se cerca conferma dall'uno e dall'altro. Questo non succedeva prima, questo sta succedendo adesso, perché sono impazziti tutti. Voi avrete notato che quando è nato questo governo e è stato nominato Conte presidente del Consiglio, tutti scrivevano che Conte era un cretino, un coglione, uno che taroccava il curriculum, uno che forse non era manco laureato, questo è un professore universitario a Firenze, no? Tanto per dire, un burattino, un signor nessuno, un pirla, uno che non sa parlare, eccetera.
Adesso gli stessi giornali dicono che Conte sta mettendo sotto Di Maio e Salvini, fa tutto quello che vuole lui, parla con la Merkel, li sputtana, eccetera, eccetera, conta troppo. Ma si può scrivere a distanza di 6 mesi una cosa così opposta a quella che si è scritta prima? E come fai a sapere che è un coglione se non sai niente di lui, se non è mai esistito in politica, se non l'hai mai conosciuto, se non ti sei mai informato? Avevano già deciso che era un coglione prima ancora di sapere come si chiamava, perché le elezioni erano andate male per i partiti di riferimento dei grandi giornali. Questo è un modo di fare informazione terribile, deleterio. Perché adesso Conte diventerà un genio, diventerà il nuovo Leonardo da Vinci, soltanto perché dimostra di non essere quel coglione che tutti avevano detto che era. Magari non è né un coglione né un genio, è una via di mezzo. Ma l'informazione richiede equilibrio, ed è quell'equilibrio che non c'è più, perché i giornali hanno perso anche la cognizione della loro missione, non sanno nemmeno più perché esistono, nemmeno più perché escono, pensano di dover uscire per abbattere un governo. I giornali non servono ad abbattere un governo, i giornali servono a dire se questo governo fa bene o fa male, di volta in volta, non perché l'hai deciso prima. È questo che squalifica l'informazione, ed è questo che secondo me fa sì che oggi ci siano molte più fake news rispetto a prima, ma nei giornali, non nel web. Nel web il tasso di fake news resterà sempre uguale. I rettiliani, i terrapiattisti, le scie chimiche. Interviene Ersilia. Buongiorno. Un grave problema che riscontriamo è che si è creata una massiccia dose di diffidenza nei confronti delle notizie. Una massiccia dose? Di diffidenza nei sì. confronti delle notizie. Secondo lei si potrà tornare a una fase di fiducia da parte dell'opinione pubblica di chi informa di professione? È molto collegato con quello che dicevo prima. La gente magari è un po' smemorata, ma non è scema. Quando il governo Monti, lo ricordate il governo Monti 2011? Aveva il 90% in Parlamento, tutti i partiti sostennero il governo Monti, tranne la Lega e Di Pietro e la Meloni. Governi con 90% di maggioranza parlamentare non se ne erano mai visti prima. Era il governo che faceva dei decreti che si chiamavano Salva Italia, cioè era un governo che se la tirava, anzi se la strappava proprio. È durata poco, adesso la Fornero non può più uscire di casa se non la gente mette le mani addosso, però all'epoca era considerata un genio. Monti, se lo incontrano, lo menano, però era considerato un genio. Durato pochissimo quell'innamoramento lì. Bene, all'epoca del governo Monti ne fece una giusta. Disse che l'Italia non era in grado, non poteva permettersi il lusso di organizzare le Olimpiadi di Roma 2020, quindi disdettò la candidatura che aveva presentato il governo di centrodestra, il governo Berlusconi 2 anni prima, populisticamente. Panem et circenses, promettere le Olimpiadi al popolo è proprio la cosa più populista che possa esistere, soprattutto se la città ha 15 miliardi di euro di debiti. Per cui Monti saggiamente disse, dato che le Olimpiadi finiscono sempre in perdita per la città che le organizza, perché il preventivo viene regolarmente sforato, non esiste città che abbia organizzato le Olimpiadi che alla fine delle Olimpiadi non abbia dovuto pagare, aumentando le tasse comunali ai suoi cittadini. Roma potrebbe tecnicamente fallire, visto che ha già 15 miliardi. Cioè Roma ha il debito di un normale Stato europeo, ed è solo Roma. E Torino, quando ha organizzato le Olimpiadi invernali del 2006, è sprofondata nei debiti. Oggi è la seconda città più indebitata d'Europa dopo Roma. Quindi che cosa disse Monti? Niente Olimpiadi, non ci candidiamo più. Peraltro c'è una fuga di massa dalle Olimpiadi, nessuno le vuole organizzare. Gli svizzeri, che sono molto più ricchi di noi,
si sono ritirati l'anno scorso dalle Olimpiadi del 2000 e quando è? 6, 10, 14, 18, 22, 26, che invece l'Italia adesso vuole che vengano assegnate a Cortina e a Milano. Facciamo le Olimpiadi in due posti vicini, Cortina e Milano. Milano non ha neanche le montagne, ma noi largheggiamo. Torino, che ha le montagne, scartata. Quando Monti dice di no alle Olimpiadi del 2020 a Roma, voi potete prendere i giornali o fidarvi di me, ma andate a controllare se volete fare una bella ricerca sull'autorevolezza dei giornali. Troverete tutti i giornali italiani che applaudono Monti perché ha detto no alle Olimpiadi che avrebbero affossato Roma. Due anni dopo il CONI candida Roma per le Olimpiadi del 2024. Viene eletta la sindaca Raggi e decide di disdettare la candidatura perché Roma ha sempre 15 miliardi di debiti, anzi prima ne aveva 15, adesso ne ha 16, e quindi pensa che Roma non possa permettersi di organizzare le Olimpiadi e di pagare poi quel miliarduccio che ti resta sempre sul groppone quando dopo 15 giorni sono finite. Cercate i giornali e confrontateli con quelli di 2 anni prima, di 4 anni prima, sulla stessa decisione presa da Monti. Scoprirete che le Olimpiadi, quando no, lo ha detto Monti, erano bruttissime, e quando no, lo ha detto la Raggi, erano diventate bellissime. Eppure la città era sempre la stessa e il debito era anche un po' aumentato nel frattempo. Voi troverete le stesse firme che applaudivano Monti nel no alle Olimpiadi, che maledicevano Virginia Raggi per il no alle Olimpiadi, nella stessa città, 4 anni dopo, con 1 miliardo di debito in più. Con quale autorevolezza quei giornalisti che decidono che le Olimpiadi sono brutte quando dice di no Monti e belle quando dice di no la Raggi, potranno ancora presentarsi e scrivere e pensare che qualcuno si fidi di loro e della loro parola? Questo è il contrario dell'imparzialità. Tu puoi essere favorevole o contrario alle Olimpiadi nella città di Roma con quel debito. Non stiamo parlando di una città ricca, ma non puoi essere favorevole o contrario a seconda di chi dice no, perché se sei favorevole una volta perché c'è uno che ti piace e contrario l'altra volta perché c'è una che non ti piace, tu non sei imparziale, tu sei un servo, sei un trombettiere, e squalifichi te stesso, la tua testata e la tua categoria. Questa è la ragione per cui molti italiani non si fidano più dei giornalisti, perché è impossibile non ricordarsi come si è comportata l'intera stampa sulle Olimpiadi nel caso di Monti e nel caso della Raggi. E io vi dico di più, se la Raggi avesse detto di sì alle Olimpiadi, l'avrebbero massacrata lo stesso. Gli stessi che l'hanno massacrata perché ha detto di no, perché la Raggi ha un problema: ha vinto le elezioni a Roma contro i partiti che dovevano vincerle, e quindi può fare A o il contrario di A, ma sempre sbagliato è, perché la Raggi non deve esistere. Questo è l'atteggiamento della stampa nei confronti della sindaca di Roma. Non è un atteggiamento giornalistico, non è un atteggiamento imparziale, è un atteggiamento propagandistico che discredita la nostra categoria e il nostro mestiere, perché tu devi valutare caso per caso basandoti sui tuoi principi e tenendoli fermi, non spostandoli, altrimenti non c'è più imparzialità e non c'è più credibilità. Interviene Iptisam. Salve, volevamo chiedergli come si costruisce una fake news. Come si costruisce una fake news? Io non ne ho mai costruite, quindi ho un po' di difficoltà nel spiegartelo. E si costruisce come vi spiegavo prima, cioè
costruisce mettendo il carro davanti ai buoi. Cioè la fake news nasce da un atteggiamento. L'atteggiamento è il preconcetto. Io per esempio oggi non ho ancora visto niente sul web, non ho ancora letto i giornali, non so che succede oggi, non ho idea di che cosa ci sarà sul mio giornale oggi, non so quali saranno le notizie che andranno in prima pagina domani, non so nemmeno ancora quello che scriverò io. Dipenderà da quello che succede. Il mio giornale domani parlerà bene del governo o ne parlerà male? Non lo so. Dipende da quello che fa il governo oggi. Io penso che questo sia l'atteggiamento migliore per evitare le fake news. Stare a vedere, giudicare sulla base delle proprie idee quello che succede. Io sono sempre stato contro il TAV Torino-Lione perché ho sempre visto i numeri e ho sempre saputo che il TAV Torino-Lione era stato pensato quando si immaginava un boom del traffico merci tra il Piemonte e la Francia, e poi a un certo punto quel boom non c'è stato, anzi c'è stato lo sboom, c'è stato un crollo del traffico merci su quella direttrice, tant'è che già sulla linea esistente per i treni merci, la Torino-Modan, i treni merci partono vuoti all'80%. Perché? Perché non ci sono merci sufficienti per riempirli da portare in Francia. Il TAV Torino-Lione è un altro treno merci, per giunta ad altissima velocità, per giunta scavando 60 km dentro le Alpi, per fare un altro treno che porta quelle stesse merci che non riescono neanche a riempire l'altra linea. Una follia. Che costa dai 15 ai 20 miliardi, un po' nostri, un po' francesi, un po' europei, cioè di nuovo nostri, che inquina, che immaginate svuotare 60 km di buco di una montagna piena di amianto e di materiali radioattivi, pensate alle scorie, deturpa la valle di Susa e soprattutto non serve a una mazza. Dice, ma i passeggeri non c'entrano, è un treno merci. Ma vogliamo anche i passeggeri. Ma scusate, ma vi è mai capitato di prendere il treno per la Francia? Lo sapete che esiste il treno ad alta velocità tra l'Italia e la Francia? Si chiama TGV. Io lo prendo da quando ero bambino, andavo a trovare mia cugina a Lione. Si chiama TGV, esiste già. Perché ne dobbiamo fare un altro? Mica un treno pendolari con la gente appesa ai finestrini, ci si sta comodi, ci sono molti posti vuoti sul TGV. Quindi il TAV Torino-Lione semplicemente non serve a una mazza, e dato che costa quasi 20 miliardi non si fa. Dice, ma l'hanno già iniziato. Non è vero, hanno fatto due tunnel geognostici, vuol dire esplorativi. Il tunnel, cioè il buco nella montagna da 60 km, non l'hanno nemmeno iniziato, non hanno scavato nemmeno un millimetro quadrato. Ieri Salvini ha detto ci sono 15 km di scavo, ha scambiato il tunnel esplorativo per l'opera. Il tunnel esplorativo è un carotaggio per vedere cosa trovi dall'altra parte. Quindi per fortuna, dato che non l'hanno iniziata, non c'è niente da completare, c'è da bloccare tutto, chiudere i buchi geognostici, salutare e risparmiare 15-20 miliardi. L'ho sempre saputo. Perché? Perché lo dicono i tecnici, non lo dico io, sulla base dei numeri. La fake news nasce quando qualcuno rappresenta i costruttori che vogliono fare quel tunnel, perché gli unici a cui serve quel tunnel sono quelli che lo vogliono costruire. Perché? Perché devono prendere 20 miliardi. Li capisco, ma perché glieli devo dare io? Ecco, quando i giornali, invece di seguire i numeri degli scienziati, degli esperti, degli economisti, seguono gli interessi dei costruttori, così nasce la fake news. Se voi prendete La Stampa di Torino e Il Messaggero appartiene al più grande costruttore italiano, si chiama Caltagirone,
La stampa appartiene a un gruppo imprenditoriale che si chiama una volta Fiat, adesso FCA, ed è consorziata con l'ingegner De Benedetti nel gruppo GEDI. Repubblica stampa L'Espresso, Secolo XIX e 15 giornali locali appartengono ormai allo stesso gruppo GEDI. Bene, su questi due giornali, 4 giorni fa, martedì, c'era il titolo che diceva non fare il TAV, loro lo chiamano la TAV, TAV vuol dire treno, alta velocità, lo chiamano la TAV, la treno, non sanno neanche di che cosa parlano. Non fare la TAV costerebbe 24 miliardi, è una fake news monumentale, a parte il fatto che un'opera che non costa neanche 20 miliardi, a non farla non può costarne 24. Se voi vedete i pezzi scoprirete che sono pezzi sforniti di qualunque elemento numerico. Quella è una fake news messa in giro semplicemente per compiacere i costruttori, che sono gli unici interessati a farla. Le fake news nascono quando si decide non sulla base dei fatti, ma sulla base dei propri preconcetti o addirittura degli interessi dei propri editori, come la si deve pensare. A quel punto è facilissimo costruirle. Basta sparare delle cifre e mettersi d'accordo con qualche altro giornale che risponde agli stessi interessi e quelle cifre diventeranno vere. Io conosco gente che dice io spero che un giorno mio figlio possa salire sul TAV, anzi sulla TAV, sulla treno. Dico signora, guardi che c'è un TGV meraviglioso, può salirci già adesso, io ci salgo fin da piccolo. No, la TAV è un'altra cosa, no, è la stessa roba, semplicemente passa in un altro buco. E noi avremo 20 miliardi in meno nelle tasche, ma è la stessa identica cosa. Non ci credono, vanno in piazza, scendono in piazza con le madamine, non sanno neanche di che cosa parlano. Perché? Perché quella fake news l'hanno letta sulla stampa, sul giornale cittadino, mica l'hanno letta sul web. Sul web c'è pure il rischio che abbiano trovato le analisi costi-benefici che gli dicono che quello è falso, ma rispetto alla stampa, la stampa è quello che ti allatta fin da bambino e quindi se l'ha detto la stampa deve essere vero. Interviene Christine. Salve, la mia domanda è: che influenza ha una fake news su chi la legge? Che rischio importa e come fare a riconoscere una? Come fare? Riconoscere una. Riconoscerle le fake news bisogna leggere molto, confrontare molto. Pretendere che chi ti racconta qualcosa ti fornisca la fonte per verificare quello che ti sta scrivendo. Mi dici che costa 24 miliardi non fare il TAV? Dimmi dove l'hai letto, fammi vedere la somma. Fammi vedere l'operazione matematica che porta a quel calcolo. Se non me lo fai vedere, io non ci credo. Come riconoscerle? L'unico modo è quello di confrontare il più possibile, in modo da sentire le varie campane e poi informarsi sull'autorevolezza di coloro che tirano quelle campane. E invece l'altra domanda? No, scusa, quella che mi hai fatto prima di come si riconoscono. Aspetta, che influenza ha una fake news su chi la legge? L'influenza dipende dalla tua permeabilità, dalla penetrabilità. Cioè, noi dovremmo avere tutti un atteggiamento abbastanza diffidente in generale nei confronti dell'informazione, no? Cioè, non metterci proprio a 90 gradi oppure con la bocca aperta disposti a bere qualsiasi cosa ci versano dentro. L'atteggiamento del boccalone non è mai un gran bell'atteggiamento, bisognerebbe sempre essere un po' diffidenti. E poi valutare. Quando uno si fida, io per esempio quando sento Milena Gabanelli tendenzialmente mi fido, poi certo vado a vedere se mi dà anche gli strumenti per verificare i numeri che mi dà, ma
dopo qualche anno penso di poter, di aver capito di chi mi posso fidare e di chi non mi posso fidare nel mondo dell'informazione. Ma è un mio giudizio che mi sono fatto perché mi sono reso conto che nel corso degli anni Milena non mi ha mai tradito, non mi ha mai rifilato delle panzane, non mi ha mai rifilato delle bufale. Poi ci sono dei noti bufalari di cui non mi fiderei mai nemmeno se leggessero il Vangelo. Anzi, se dicessero una cosa che penso vera, mi verrebbe immediatamente il dubbio che sia falsa se la dicono loro. Quindi bisogna anche un po' farsi l'orecchio, imparare a vedere, no? Quali siti, quali fonti, quali giornalisti sono affidabili e quali no. E poi però pretendere sempre di andare a verificarle. Mai pensare che se le dicono in tanti allora sono vere, ecco. Io le più grandi panzane le ho sentite dire praticamente da tutti. Oggi sul TAV è impressionante il volume di fuoco che c'è, perché è impressionante il numero dei soldi che ci sono in ballo e probabilmente delle tangenti che sono già state pagate e che se poi non si fa l'opera chi le ha incassate deve restituire. Quindi mai pensare che una notizia è vera perché la dicono tutti. Non è detto che sia falsa solo perché la dicono tutti, quello è il complottismo. Tutti dicono una cosa, allora è falsa. Io non sono affatto di quest'idea. Può essere che ogni tanto tutti dicano anche una cosa vera, però il fatto che la dicano tutti non mi garantisce che sia vera. Voglio vederci, voglio andare a verificare bene la fonte. Ora interviene Naim. Salve, volevo chiederle quali interessi spingono a pubblicare fake news e quali sono i rischi a cui si va incontro. Quali interessi dietro le fake news? Boh, ci sono delle fake news che nascono semplicemente da deviazioni mentali. Io magari sono limitato, ma non ho mai capito a che pro si continua a parlare delle scie chimiche. Cioè non credo che ci siano degli interessi dietro, io credo che ci siano dei malati di mente che sono convinti di questa cosa delle scie chimiche. Altre fake news naturalmente rispondono a interessi precisi. Può essere che gli interessi siano di tipo economico, finanziario. So, pensate soltanto a quando tutti i giornali scrivevano che l'Unione Europea era pronta a infliggere la procedura di infrazione all'Italia per la manovra finanziaria di questo governo. Un conto era scrivere che ci stavano pensando, un conto era dire che era sicuro che stavano facendo la procedura di infrazione. Naturalmente la notizia del fatto che noi eravamo condannati a una procedura di infrazione ha creato spread, ha creato instabilità sui mercati, ha danneggiato la nostra economia. Guardate che quando lo spread sale, le borse crollano, ci sono fior di speculatori internazionali che scommettono contro l'Italia. Perché se oggi l'Italia sta un po' meno peggio di come starà domani, anche sulla base di notizie catastrofiche che poi non si sono verificate, io vendo un titolo, ci guadagno se il giorno dopo peggiora. Quindi diffondere notizie negative su un paese che poi non si verificano serve a speculare in borsa e a fare un sacco di soldi. Non c'è niente di male a speculare in borsa, è un lavoro come un altro. Scommettere contro un paese, ma fare soldi perché magari il giornale tuo amico ha diffuso delle notizie false, beh, insomma, è una vergogna secondo me, ed è quello che è accaduto per mesi, tant'è che adesso nel più grande giornale italiano c'è una polemica di fuoco tra il vice direttore del Corriere della Sera e il corrispondente del Corriere della Sera a Bruxelles, perché il vice direttore scriveva che era sicura
la procedura di infrazione, mentre il corrispondente a Bruxelles, che ne sapeva molto più di lui perché stava a Bruxelles dove viene decisa la procedura di infrazione, continuava a dire: ma non è vero niente che è sicura, Conte sta trattando per evitarla e c'è un'ampia disponibilità a una trattativa. Perché continuiamo in prima pagina a scrivere che è sicura e nelle pagine interne a pubblicare i miei pezzi dove dico il contrario? Quindi gli interessi sono molto spesso soldi. E vi posso assicurare che Putin in quella roba lì non c'entrava assolutamente niente. Era una partita di coloro che pensavano di poter buttare giù questo governo a suon di speculazioni e a suon di spread. Lo spread saliva anche per molte cazzate che dicevano molti nostri ministri e esponenti di questa maggioranza giallo-verde, ma poi salivano gli spread e diminuivano i rendimenti in borsa anche sulla base di tante fake news diffuse da tanti giornali, compresi quelli che avevano detto che questo governo ci avrebbe fatti uscire dall'euro. Siamo usciti dall'euro? Non mi risulta. Stiamo per uscire dall'euro? Non mi risulta. Erano balle, però se venivano ripetute dai principali quotidiani, tutto quello un'influenza sui mercati ce l'aveva e ce l'ha avuta e come. L'ultima domanda degli studenti è quella di Matilde. Salve, noi volevamo inoltre sapere come mai la notizia di falsa è condannata ancora in alcuni ambiti, mentre accettata... La notizia? Sì? La nozione di falso. Aspetta, metti meglio il microfono perché qua si sente male. Come mai la nozione di falso è condannata ancora in alcuni ambiti, mentre accettata e giustificata in ambito politico? Beh, se ai politici gli levi la possibilità di mentire, praticamente gli dimezzi la carriera. È come il doping. Cioè, ma anche come la corsa agli armamenti, se nel ciclismo si dopano tutti, e c'è stato un periodo, non so se sia ancora così adesso, ma c'è stato un periodo dove si dopavano tutti, e tu vuoi fare il ciclista, o prendi la bomba anche tu, oppure cambi mestiere, ti staccano, ti lasciano un'ora indietro. Voi confrontate i tempi di percorrenza della stessa tappa del Giro d'Italia nell'epoca di Pantani e adesso. Voi vedrete che le biciclette sono molto più veloci, sono molto più snelle e molto più leggere, ma oggi impiegano 2, 3, 4 minuti in più rispetto all'epoca di Pantani. Che cosa vuol dire? Che nell'epoca di Pantani erano tutti più veloci? Erano tutti più muscolosi, erano tutti più dotati? No, prendevano più roba rispetto ad adesso. Perché? Anche perché Pantani è stato squalificato, anche perché al Tour de France ci sono state alcune retate per doping, si sono spaventati. Ma se oggi uno cominciasse di nuovo a bombarsi come si bombavano ai tempi di Pantani, vincerebbe tutto, e gli altri per vincere dovrebbero bombarsi anche loro. Pantani era il più bravo di tutti, ma era bombato anche lui, mi dispiace. Avrebbe vinto in un ciclismo senza bombe, perché era il più bravo, ma senza bombe, mentre gli altri si bombavano, non avrebbe vinto niente. Lo stesso vale per la politica. Se uno smette di raccontare palle e gli altri continuano a raccontarle e non c'è un'informazione così forte, così autorevole, in grado di sputtanare coloro che raccontano palle e vivono di palle, nessuno può fermare la corsa alle palle. Io non penso che le bugie abbiano le gambe talmente lunghe da garantire una carriera politica eterna a chi vive di sole palle, ma credo che la lunghezza delle gambe delle bugie dipenda dal livello di contrasto che svolge l'informazione, che non deve essere quella di schierarsi pregiudizialmente contro questo o quel governo, perché... Chi dice che un governo fa sempre e soltanto male
grida al lupo, per cui poi quando quel governo fa veramente male non ci crede più nessuno. Quando annunciano la fine del mondo, l'apocalisse tutti i giorni, se poi non c'è l'apocalisse, la gente dice però sto governo, mica male, non c'è stata l'apocalisse, magari non hanno fatto niente, però il fatto di non avere causato l'apocalisse già riabilita quel governo. Quindi gridare al fascismo, Salvini si cambia d'abito tutti i giorni, sembra Houdini, sembra Arturo Bracchetti, ogni giorno c'ha una giacca diversa, una volta è vestito da poliziotto, una volta da carabiniere, una volta da protezione civile, una volta da, adesso si vestirà da giudice, immagino, visto che lo vogliono processare, poi da prete, eccetera. Ma dire che è fascismo quella roba lì fa ridere, non ci crede nessuno, è una carnevalata. Il fascismo era una cosa seria, bisognerebbe studiarlo, sapere che cos'era prima di tirarlo fuori a ogni piè sospinto, perché se un domani disgraziatamente tornasse il fascismo non ce ne accorgeremmo più a furia di sentirne parlare a sproposito. Quindi, ritornando alla domanda, la politica e le bugie dipendono da quante gliene lasciamo raccontare noi cittadini elettori e noi giornalisti. Berlusconi è durato 20 anni raccontando palle totali, assolute. A Renzi, altro noto cazzaro, è durato 4 anni raccontando palle assolute. Perché? Perché Berlusconi aveva le televisioni e Renzi no. Berlusconi sapeva usare le televisioni e Renzi no. Si era preso la RAI, non la sapeva usare. Stava sul web, la gente rideva. Cioè, sono due casi abbastanza simili, un leader di centrodestra e un leader di centrosinistra, diciamo finta, che hanno avuto lo stesso genere di comunicazione. Uno è durato 20 anni, l'altro 4. Possiamo dire che il secondo è durato 4 anni perché eravamo vaccinati dal primo, magari, lo spero. Vorrebbe dire che il prossimo ne dura 2 di anni, magari. Non lo so se ci siamo vaccinati, ma tutto dipende da quello che noi consentiamo loro di raccontarci. E naturalmente questo dipende dagli elettori, ma dipende anche da chi ha il dovere di informarli. Chiederei a Giampiero Moscato del Master in Giornalismo di fare qualche conclusione, qualche parola finale e gli appuntamenti prossimi. Sì, volevo dare 2 chiarimenti su come abbiamo organizzato questa rassegna e perché abbiamo cominciato con Marco Travaglio e con altri 5 nomi che vi dirò. Ci siamo trovati, abbiamo scelto di portare qua non dei giornalisti qualunque, abbiamo scelto di portare qua delle persone che nella loro professione sono emerse per aver creato un'immagine di se stessi e del loro lavoro superiore a quella di un normale cronista. E abbiamo cominciato con Travaglio perché probabilmente in questo momento Marco Travaglio è il giornalista più dirompente che c'è in Italia, sicuramente uno di quelli che ha costruito la propria carriera, la propria fortuna giornalistica, la propria professionalità, facendo quello che ha detto oggi molto bene, mantenendo la barra dritta, nel senso non sarò mai imparziale, ma di una cosa sono certo, che userò lo stesso metodo chiunque mi troverò davanti. Lui è diventato Marco Travaglio soprattutto per la battaglia che ha fatto con Berlusconi, sono stati anni durissimi. Fra l'altro lui si è formato in un giornale che era posseduto dalla famiglia Berlusconi. Io ho avuto la fortuna di conoscere Marco Travaglio quando ero un normale cronista giudiziario, molto bravo, bravissimo. Ci siamo conosciuti proprio sulla vicenda del doping di Pantani. E ci fu anche una discussione molto interessante perché lui sosteneva quello che ha sostenuto oggi, che era condannabile in maniera
totale un ciclista che non soltanto si dopa, ma addirittura ha strafatto. Pantani fino a un anno prima su una crono, un'ora lanciata, prendeva 3-4 minuti, è arrivato a battere gli specialisti. Evidentemente aveva esagerato, e la stessa gang di cui faceva parte a un certo punto gli ha cominciato a tirargli addosso. Travaglio ha fatto la sua carriera partendo dal cronista che si consuma le suole delle scarpe, no, per andare a cercare i fatti. È arrivato ad essere un giornalista per cui si fa la fatica di andare in edicola, come ho fatto io stamattina, per andare a sentire che cosa dice. Non contano i fatti che racconta, ovviamente contano moltissimi fatti, ma ci interessa sapere che cosa pensa Travaglio. Travaglio è uno dei giornalisti più ascoltati, probabilmente più ascoltato del momento, lo invitano dappertutto perché il suo punto di vista è interessante. Quello che oggi lui ha raccontato è estremamente interessante, estremamente vero, ha ragione. Se le Olimpiadi sono brutte che le faccia Monti, che non le faccia fare Monti, o che non le faccia fare la Raggi. Poi io ho un'opinione diversa, per esempio le motivazioni con cui Monti e la Raggi hanno detto no sono molto diverse, quindi ci possono essere sfumature diverse. A fianco di questa rassegna, che dopo Travaglio vedrà il 2 marzo Alessandra Sardoni, la nota cronista parlamentare della 7, poi interverrà un giornalista che si occupa di come l'Italia viene vista dai giornali del mondo, che è il direttore internazionale Giovanni De Mauro, il 6 aprile. Poi ci sarà il 4 maggio Luca Bottura, noi lo mettiamo come giornalista della Repubblica, in realtà lui è noto come giornalista, più che come giornalista, come esperto di satira, insomma, uno che tra l'altro con Marco Travaglio intrattiene uno scambio molto molto interessante da leggere, non se ne risparmiano una. E poi proseguiamo con l'ex direttore del Resto del Carlino, Andrea Cangini, che è stato direttore sia del Carlino che del Quotidiano Nazionale e che è ora un parlamentare di Forza Italia, un senatore. Concludiamo con un giornalista che rappresenta un po' il direttore di una testata che è l'ANSA, che è un'infrastruttura, no? Che deve raccogliere nel mondo e in Italia le notizie in una maniera ordinata, gerarchizzata, in maniera da aiutare i giornali a fare il loro lavoro, che altrimenti sarebbe molto più difficile senza le agenzie. Travaglio è stato scelto come primo proprio per la sua forza dirompente. Più di altri spiega quello che noi vogliamo comunicare, no? Invitare a leggere, invitare i giovani alla lettura. Quello che lui oggi ha detto è sicuramente stimolante. Secondo me ha espresso con molta forza le sue opinioni, e non a caso nella bibliografia che l'istituzione biblioteca ha preparato a corredo di questo primo appuntamento, c'è un suo libro che si intitola La scomparsa dei fatti, si prega di abolire le notizie per non disturbare le opinioni. Lui è evidente che si riferisce ai politici, però anche i giornalisti, quando superano il lavoro del normale cronista, diventano opinionisti. Lui è un personaggio che influenza molto molto in maniera molto forte l'opinione pubblica, oggi ha espresso delle opinioni molto forti. Ha fatto giustamente l'elogio del proprio giornale, che è un giornale che è partito dal nulla e si è affermato in maniera sorprendente, data la crisi del settore editoriale, e ha un po' sparato addosso a tutti gli altri. Io, non si offenderà a Travaglio se contraddico la sua opinione, a proposito di Andreotti. È vero che Travaglio è stato uno dei più netti a dire che Andreotti in realtà è stato condannato, anche se il reato era prescritto. Però questo dibattito, io sui giornali, io lavoravo all'ANSA ed ero corrispondente del Corriere della Sera, l'ho letto un po' tutto. Cioè, che Andreotti fosse stato prescritto perché fino al 1980 era mafioso, e stranamente, dal primo momento, dico stranamente come battuta, non come mia considerazione personale, dal momento in cui invece il reato era ancora punibile, non era più mafioso, se ne è parlato molto. Qualcuno, citando proprio Andreotti, che diceva che a pensare male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca, ci si prende, è successo spesso che il tribunale dica: quando ti potrei condannare non ti condanno, ma ti condanno perché non ti posso condannare, perché nel frattempo il reato è prescritto. Questo dibattito sui giornali ci fu.
perché sui giornali, oltre a prendere delle linee editoriali che possono essere discutibili, però nei giornali, compreso quello di Travaglio, si legge normalmente un'opinione e l'opinione contraria. E sui giornali, con un'attenta lettura, e faccio mio il suggerimento di Travaglio e chiedo che lo facciate voi, ci sono possibilmente anche le fonti delle informazioni, ci sono punti di vista molto spesso divergenti, se non opposti o addirittura durissimi. Sulla TAV, mi sono sbagliato anch'io, sul TAV, io sui giornali, sui giornaloni, come qualcuno li chiama, io ho letto le considerazioni che ha fatto Travaglio, anche se molti giornali sposano l'utilità invece di questa infrastruttura. Travaglio la boccia, andiamo a leggere tutti quello che ha detto lui e quello che hanno detto i giornaloni o i giornali o i giornalini, e cerchiamo di trovare da queste informazioni che sono arrivate il modo per far crescere la nostra formazione politica e sociale. Credo che questo sia stato un ottimo inizio di questa rassegna e ringrazio veramente molto Travaglio per aver accettato con entusiasmo ed aver parlato con voi con un cuore che è raro trovare in un giornalista così famoso e così importante. Grazie. Quindi fai tu una conclusione. Fai tu la conclusione.